Sapevi che al bar, se trovi la tramoggia in queste condizioni, è meglio che vai a bere il caffè espresso da un'altra parte? È la prima cosa che guardo appena entro in un locale. Uh-oh. E se è così, fidatevi che il caffè che verrà servito sarà rancido, ossidato e saprà di vecchio. Il caffè contiene dei grassi, una frazione oleosa che rimane sulla superficie del chicco e varia in base al grado di tostatura del caffè. Ecco, questi oli, in base al tempo di giacenza del caffè all'interno della tramoggia, tendono ad appiccicarsi sulle pareti interne della stessa. Se la tramoggia non verrà pulita frequentemente con dei detergenti specifici, i grassi ossidati formeranno questi aloni interni che tenderanno a contaminare di sentori di rancido tutto il caffè nuovo che verrà messo all'interno della campana, compromettendo così le qualità organolettiche del caffè. Quindi, cosa fare? Tutte le sere staccare la tramoggia, scaricare i grani dentro un contenitore, possibilmente con chiusura ermetica e magari sottovuoto, pulire molto bene la parte interna della tramoggia ma anche la parte esterna con il detergente specifico e ricordarsi di asciugarla molto bene. Se anche tutte le altre parti della macchina espresso sono state pulite in maniera meticolosa utilizzando dei detergenti specifici, allora fidatevi che l'indomani mattina, quando reinserirete i grani di caffè all'interno della tramoggia e andrete a preparare i primi caffè, questi saranno buoni quanto gli ultimi che avete preparato la sera precedente. Stop.